Bentornati. Oh! Che uno magari arriva qui e dice: beh, la prima roba che vedo di Lion, non so chi siano. E la prima cosa che vedo di lui: oh, così sembra il mercato delle feste. E beh, ma ci sta, ma che bello. Perché vi dà un benvenuto caloroso, come quando i parenti tutti al Natale intorno al tavolo, no, dell'affetto. E questo è che ci garba a noi. Adesso scusatemi ragazzi, ma sono già su Minecraft e già vedono i miei occhi quel menteccato di Alex che sta rovinando tutto l'ennesima volta. Perché lui, lo sapete anche voi che cosa fa? Prende e tocca le cose che fanno gli altri e le rovina ogni volta. Che schifo che fai. Ma che come schifo? Che schifo? No, ma perché? Vabbè, carino, effettivamente. Stavamo qui 10 minuti a fare ste serie. A parte che Alex sta sviluppando un certo... una certa cosa? Antipatia. Cioè, proprio antipatia? Gli dici le cose che sbaglia e lui, invece di dire scusami Lion, dimmi quello che mi vuoi dire, no, subito ti aggredisce, capito? È diventato una persona tossica, capito, ragazzi? Ti aggredisce e ti fa: oh, ma che cosa c'è? Ma è bello! Prima eravamo lì nella zona delle casse, ragazzi, e mo la racconto, questa ti infanga, Eravamo qui nella zona delle casse che lui mi dice: ah, te le organizzate. Io gli ho chiesto di organizzarmi. No. Te l'ho chiesto io di organizzarmi le casse? No, non me l'ha chiesto, no. Pensavo fosse... quindi lui cosa ha fatto? Ha messo le mani nelle mie cose, prima di tutto, che già, ditemi voi se vi farebbe piacere. Arriva vostra sorella, vostro fratello, vostra nonna, vi prende, vi cambia i posti di tutte le cose che avete, e poi ve lo viene anche a dire: ah, ti ho riorganizzato tutto ciò che possiedi. E non mi è piaciuto. Io sono venuto a dire: ah, ma... e questo qua ha iniziato a farmi il solti, capito? L'antipatico. E a frignare, a rompere le scatole. Ma passivo-aggressivo, Confessa. Ok, può essere vero, ma scusa, io faccio una cosa per te e poi mi sento dire che non sono... però stato non apprezzato. C'è però, non ce n'è però. T'ho detto che erano belle altre cose che hai fatto, sì o no? Sì. Ok, quindi te lo dico che sono belle le cose. Sì. Ok, quindi non è vero che non sei apprezzato. Sei apprezzato, ma se fai le cose male non ti posso apprezzare se non mi piace quello che hai fatto. Va bene, e questa ragione. Organizzazione non mi è piaciuta. Stanno dicendo che non si sente, Alex. Aspetta, io ho appena sentita. Sono dei burleschi. Allora si sentiva se tu l'hai appena sentita. Ma stanno burlando. Stanno burlando di nuovo. Basta burlare. Perché ci devo burlare, ragazzi, sempre? Allora, se non la smettete di burlare, vi giuro che vi faccio passare quei 20 minuti con la mamma di Alex. No, raga, non volete. Ella è volete. Molto severa. Lo sapete cosa vi fa? Vi accende la lavatrice mentre voi state gamingando. E la prima cosa che fa è poi vi stacca la corrente. E vi stacca non la corrente. Scherzando. E vi spegne il modem. È una gran infame. È una pazza. Allora, stavamo discutendo, c'è anche Cico, ma non lo stiamo cagando volontariamente. No, adesso dobbiamo parlare delle sedie. Queste sedie, eravamo da un po' con queste sedie. Allora, inizialmente dovevano essere le classiche sedie con la slab a terra e la porta dietro. Poi io ho detto: vabbè, però è bello lo scaffolding se tu ci fai le cose con il bambù. Perché il bambù e lo scaffolding sono... cioè, lo scaffolding è di bambù, di fatto. Esatto, cioè. Infatti è bellissima la texture. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, inizialmente, la porta dietro e il banner così, no? Ma era basic, non era ci piaceva. Basica. Allora Alex ha pigliato e ha cambiato tutto e ha fatto ste sedie enormi che praticamente ti occupano tutto il tragitto. Che però sono piuttosto belle, arabeggianti. Sono molto arabeggianti. Ma hai visto sta slab quanto è arabeggiante? Sì, sì, con la lana dietro è estremamente arabeggiante. Vi metto la Fulbright, ragazzi, ditemi un po', non lo so. Vi piace di più Fulbright, non Fulbright? Io non so bene, cioè, così è con Fulbright, così è senza Fulbright. Con, senza. Con, senza. Inquadro te. Senza. Bellissimo. Cervello. No, perché? Con Fulbright, ma sempre senza bellissimo. Cervello. Bellissimo. No, sono sempre secondo bellissimo. Secondo me tu fai cacare indifferentemente dalla luminosità. Cioè sei orribile in ogni situazione. Va bene. Quindi boh, ditemi voi, vi piace di più, vi piace di meno. Scrivetemi voi. Senza, con. E così non ne usciamo però, Beh, spostiamo anche a lui che se non ciao, solo. Amici, sì, lo sapevo, non ti sei dimenticato. No, non mi sono dimenticato. Cico l'ho relegato nell'end perché così quando noi vogliamo andarci paghiamo qualcosa e ci teletrasportiamo da lui. Dico no, la maggior parte mi pare che dice con. No, a molti anche senza. No, io leggo praticamente solo senza. Ah sì? Ma io leggo tanti con. Secondo me anche io dipende da dove sei. Qui tipo forse nell'end con la metterei. È brutto perché con ti toglie tutta la dimensione delle ombre. Però senza ci sono posti è che non vedi buio. Nulla. I baciati del land senza. No, la brightness ce l'ho al massimo, ma non brighta. Vabbè.
Comunque il castello sta procedendo. Abbiamo la stanza qui delle cose mie. Il tavolo è finito, c'è anche la mappa, come vi posso far vedere qui, con tutte le nostre bellissime possedità. C'è il castello, che tra l'altro è allineato perfettamente con il chunk. Questa è una cosa perfetta, guarda qua, proprio al millimetro. Lo sto guardando anch'io, è proprio bellissimo. Che ci stanno quei due o tre blocchi dietro. Parla bene. Scusa, dammi un pugnetto. Non ti tocco io, mi fai schifo. Vedi, ti sto mancando, di la verità, che mi hai legato qui da un'ora. Poi qui a sinistra c'è la nostra zona farm. Questo è il portale del Nether. Poi qui ci sono le varie strutture che adesso sorgeranno anche altre. E qui di fronte abbiamo casa di Stregato, casa di Alex e casa di Anna, che avete un po' disboscato. Casa di Cico. Casa di Cico non c'è, è piuttosto grave. Male. Bravo, male. Devi dare il terreno. Allora, il terreno, secondo me puoi fare. Secondo me di qua. Tipo, mo andiamo a guardare, però. Però di qua, tipo, oltre casa di Anna, però andando verso il lato della collina. Ah, poi c'è capito, il mio ranch. Ho capito, verso sinistra quando esci, no? Te lo faccio vedere. Cioè, non che a noi ce ne sbatta nulla di casa tua, magari ti sbatti perché vuoi metterla lontano, capito? Così non la vedi. No, perché la devi far carina. Ah, ok, quindi la vuoi vedere. Sì. E allora sono contento. Deve essere carina però, eh. Allora, casa tua. Andiamo dalle scale perché la di qui è impossibile. Ma guarda, io ti dirò che secondo me. Ma dici qua dove sei adesso? No. Ma non è con le altre. Lo so, dici che è un posto migliore. Lui sa che faccio 10 rampe di scale e lui ce l'ha qua. Oh. È la posizione privilegiata. Ascolta, stai continuando a essere solti. Ok, hai ragione, scusa. Fa, decidi tu dove vuoi a casa. Tu guarda, sei vieni processato. Oh, comunque no. Ho sentito. Ti stavo proprio divaricando. Sì, io l'ho sentito. Ma io non so come cazzo si permette questo qua, Ti brucio casa. Adesso ti brucio casa. Fai come lui ha fatto con le tue casse. Mettili la casa a posto tu. Tu ti blocchi a casa, no? Come ha fatto lui? Vabbè, l'ha capito, sono il posto mio. Oh. Comunque, Cico, secondo me, guarda, in questa forestina a fianco ad Anna, secondo me ci stai proprio bene. Però lasci questi alberi, questi primi alberi qui, che così creano un po' di divisione, e la fai qui, proprio in questo punto qui. Se vuoi ti lascio questa un cartello. Questa casa qui, sì, grazie, se io mi perdo fossi in posto. Te la farei un po' più verso qui, perché così si vede. Spiani quella collinetta qua e ti metti proprio qua in mezzo. Faccio un posto, perfetto. Guarda, sarà la casa più bella che ho fatto io, che tu abbia mai visto. Ecco qua, ti ho fatto un foro, va bene? Ok, grazie, poi la faccio. Bravo. Andiamo. Mi raccomando, lo stile è arabeggiante, non è che puoi fare quello ovviamente, che vuoi, ma ti pare, cioè, ti pare. Poi vi faccio vedere anche quello che ha fatto Alex. Che ve l'hai gradito, dici? Che, dici? Visti i recenti sviluppi, posso affermare che mi fa schifo. No! Adesso lo buttiamo giù, allora. E buttiamolo non ti piace. Giù, e buttiamolo no, giù. No, dai. Scherzavo. Buttiamolo giù, forza. Dai! Inizia! No. Stai a posto tuo. Comunque ha fatto questo piazzale. Anche qui. A te ti ha chiesto il permesso, Cico? Ma assolutamente non. Ma poi lo deve chiederlo a me. Deve chiederlo a te. Sei tu il capo. Il sultano, prego. Il sultano. Non mi ricordavo il nome. Il sultano. A me non mi ha chiesto niente. Un giorno entro e mi vedo tutto sto piazzale. Poi cos'è? Cos'è? Qui è come la via Gluck, no? Che dice case su case, catrame e cemento, no? Ma poi lui. Io sono sicuro una cosa. Nell'antichità, no, davanti al sultano, un costruttore avreste fatto una statua. Ma l'avrebbero ammazzato immediatamente. Lì avete volato. Immediatamente. Ragazzi, smettete immediatamente di vendere ortaggi nella chat. Vi giuro, vi muto. Ho per visto qualcuno che vende funghi. I funghi, cioè i funghi, raga, che vi puzzano le mani se vendete i funghi. Comunque, questo ha costruito, ha disboscato tutta l'erbetta del sultano, ha spianato, no? Che tutti, immaginate quegli animali, come si chiamano quelli che vivono nel terreno lì? I vermi, i vermetti, no? Vermi, queste cose qui. Gli autoctoni. Gli animali autoctoni, volevo dire. Tu ma è un animale autoctono. Ma io mi dissocio, non so cosa ha detto, ma non voglio saperne. No, le talpe, volevo dire, le talpe che vivono nella terra. I miei animali preferiti, li sappiamo. Che tutte le bombarsi incredibilmente queste cose qui, non è vero. E lui cosa ha fatto? Tutto il cemento sopra. Adesso quelle talpe, Cico, sai cosa stanno facendo? Stanno annaspando là sotto. E io come faccio a trovarle, mo?
Non lo so, devi scavare un buchetto e io vedere. Prima andavo per i buchi, cioè i buchi delle talpe, li vedevo, li riconoscevo e poi da lì ci ficcavi il braccio dentro, cioè ah, che c'è? Che c'è qua? La tirava su, esce un po' fuori. Vabbè, comunque secondo me non è bruttissimo, dai. Ha fatto anche queste due statue leoniche molto belle con la zampa d'oro, che è in un onore segno del sultano sultanico. E infine abbiamo qui il quartiere dei villager. Sicuro che non possono scappare? No, 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 non possono scappare, neanche tu puoi entrare. È impossibile. Okay. Ce ne sono due per ogni gabbiciottolo. E questi qui sono tutti quanti villaggeri. Qua è scappato uno, eh. No, 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 qua c'è solo Efisio, questo è l'angolo di Efisio. Ho capito. Qui ce ne sono due, sono tutti mappa librografi, come si dice, bibliotecari. E vendono le cose per fare gli enchantment. Così abbiamo efficienza 5, mending, tutto quello che uno può desiderare. Bisogna un po' tradearci per svilupparli meglio. Però questo qui per esempio vende già power 4, quindi è molto buono. Su sultano, una piccola domanda se mi posso permettere. Sì. Io sono qui localizzato in una mia casetta artigianale. Devi stare lì, devi stare zitto, devi stare lì, devi stare zitto. Mi vogliono lì possedere. Eh? Li vogliono possedere. Ah, non ci importa. Non ci importa. Comunque oggi andiamo un attimo nell'end. Ci sughiamo. Io vedete che ho già ancora le litre. Ci sughiamo tutta la end city che avevamo trovato. Prendiamo tutto quello che c'è dentro. Poi ce ne torniamo qui. E una volta tornati qui dobbiamo fare la farm di maiali e anche di pesca, quella lì importantissima, la profitta di lion. Ci si sappiamo arricchisce oggi. Poi stavo pensando anche di tornare nel nether, perché noi dobbiamo iniziare a prendere la netherite. E non solo, anche commerciare con i piglin per fare un sacco di oro. I piglin sono cattivi, ti fanno pium pium sulla loro testa. No, loro vogliono. No, 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 mi sa- allora è vero, però, però nel bastione di trovi un casino di oro. Quindi se noi troviamo il bastione nel nether è pieno di oro, c'hanno le strutture. Io conosco il segreto dei bastioni, anche quello lì in fondo è pienissimo di blocchi. Va bene, allora ci andremo. Per il momento però dobbiamo andare da Cico. Quindi ragazzi miei, iniziate a preventivarci un prezzo per poter andare. Ah, paghi anche per me, signor sultano, molto. Guarda, bello. Al momento mi sembri inutile più di una verruca congelata. Non quindi, c'è utilità la verruca con quello congelata. Ci fa le pozioni, io cioè, fossi in fai te, di tutto. O ti dai una sveglia. Vado a prendere dei blocchi e anche un secchio d'acqua, così che se succede qualcosa sono pronto. Credo che tu non abbia capito. Ma infatti, ma che schifo. Sultano, lo lasci stare questo qui. Non sarà mai in grado di mettere il suo giannizzero. Cioè, ma lo guardi. Alex. Sì? Cosa ti ho appena detto? Che sono inutile. Ok, pensi che andartene sia utile? Non credo che sia utile. Perché lo stavi facendo? Perché sono stupido, però adesso che ho capito la adesso mia vai a casa stupidità tua e la scassi. No, no. Sei, no, scassala tu che c'è più Alex, gusto. Alex, ti giuro ne fai un'altra, te la faccio smontare tutta. Non ne faccio più tutta, lo giuro. Godiamo tutti, perché ha stregato. C'è un sacco di gente che lo difende. Dice no Lion, non voglio far fare. A me non mi difende mai nessuno, ragazzi. Non va bene, fa schifo come cosa. Infatti non dovreste difendere neanche stregato, a mio avviso. Ma infatti sì, ecco, per equità è giusto così. Equità. Allora dicono un diamante, due diamanti, cinque diamanti. Io non valgo un diamante. Non valgo manco una terra tu. Ma una terra, ecco, una terra. Sultano però si ricordi che dobbiamo pure tornare, quindi porti il doppio. Oh, parli bene anche tu. No, che schifo, è vero, hai ragione, sultano, mi scuso. Miserabile. Sono da solo per troppo tempo. Hai ragione, questo fa male. Allora facciamo così. Due diamanti a testa. È tanto, eh. Oh. Due diamanti a testa. Due diamanti a testa, assai, eh. Ma anche per il ritorno. Eh sì. Andate e ritorno. Allora sì. Andate e ritorno. 10 avanti il totale. Oh, hai rotto il cazzo. No, scusa. No, scusa. Perché mi sono baciato le parole? Alex! Senti lui e tu dici inutilità a me. Lui è peggio, è tossico. Mi portate in un'altra dimensione. Ma che Alex è tossico? È inizio live, eh? Ficcati due dita dove batte il sole e inizia a parlare come si deve. L'ho fatto. Dai, muoviamoci. Arrivano gli zombie. Ti è piaciuto, dalla voce? No, non mi è piaciuto. Alex, puoi bruciare per favore questi diamanti? Quello non è bruciare. Adesso li brucerà l'acqua brutta. Così la gente adesso dice: Alex se li è presi. No, no, l'ho buttato in là. Bravo, là. Sì. Scompaiono. Non è vero. Sono ancora come qua, no, ragazzi. Vediamo se li ha buttati in tutti. Scompaiono. Sono tutti. Li lasciamo qui. Aiuto. Se nessuno li raccoglie, possiamo dire che sono dati e noi non li raccoglieremo più. Allora ci... Anzi, mando prima a te. Sì, finalmente! Sì! E poi vado grande io. Lion! Ok.
Ah sì, finalmente sono con te. Ai, scusa, non fermati. Ho messo qua. No, ti prego. Scusami. Lo fai un'altra volta. De parla come hai parlato prima. Tutto di corsa come un demente. T'ammazzo, non ti rivivo più, Ti prego, no, neanche se pago, hai ragione, scusa. Andiamo, ragazzi miei. Non ce la porta dietro, ho fatto tutto per bene. Non me ne importa nulla. Mi hai rotto casa mia. Della tua porta. Oh, andiamo. Non guardate gli Enderman, mi raccomando, ci insinuiamo. Abbiamo bisogno di prendere gli Shulker e anche i tesori, perché spesso c'è un ti sacco di roba. Ti penso io, sarai il più valoroso di tutti, così sarò utile, vero? Vero? Perché sei voluto introdurre un pochino? Domande? Dai, ti prego, dammi un feedback. Non sei molto utile. Qualunque esso sia. Fai schifo. Non seguitemi. No, come no? Bisogna proteggere. Vabbè, è vero. Ma c'è ancora la questione del Giannizzero supremo qui. Assolutamente, deciderlo tu, cioè. Ok. Allora, al momento siete entrambi a 0 punti. Male. Ma che dell'altra volta hai tolto? Vabbè, era 0 effettivamente anche lì. Avevi dei punti, ma li hai persi. È vero, tutti alla fine, mi ricordo, che schifo. Quindi al momento siete a 0. E io ho bisogno di un protettore Giannizzero quanto prima, perché non posso più andare avanti così da solo a rischiare le chiappe. Ma è vero che il Giannizzero protettore supremo riceverà anche un'armatura fighissima? Degna? Mi pare un po' un ricatto questo. No, no, per proteggerti meglio. Non è vero. No, non riceve. Non riceve niente. Occhio a non morire, raga. C'ho quasi mezzo cuore, raga. Non morite. C'è qualcuno. Raga, è veramente. Ho un cuore. Dai, ho un cuore. Voglio quittare, muoio. È morto. Ma che schifo. Ma che Giannizzero inutile. Ma sopporto pure fuori. Fuori, sopporto fuori, davvero. Inutilità. Io non ho parole. E mo tocca pagà. No, non può più venire. No. Ma quanto fai schifo? Ma quanto fai schifo? Ma io non sono un Giannizzero. Sono peggio di un fermicello. Che schifo. Mo stai piagnucolando come un demente. Era meglio quando eravamo lontani da te. No, però ti ho portato lì almeno, dai. Alex, aiutami. Lion, lui sta peggiorando le cose. Tu pensa il loot di questa bellissima fortezza. Ho preso qualcosina. Ti verrà la voglia di perdonarlo. Ci costa, stai essendo veramente disgustoso. No, scusa, non lo farò mai più a te, sarò valoroso di brutto. Sei morto. Sai cosa servo adesso? Vabbè, dai. Sei morto. Però ho un'utilità anche qui. Sei morto. No, è vero, perché noi siamo qua. Puoi pagare per farmi No. Che schifo. Sei solo morto. Servirò da ancora per tornare qui. Cioè tu non hai fatto altro che morire. Pessima performance. Madonna, che schifo. Pessima performance. Non so cosa dire altro se non questo, veramente. Che schifo. Sei solo morto. Mi sento un peto veramente. Che non serve a niente. Dà solo disgrazie agli altri che lo sentono proprio. Sono io così. Sei arrivato. Sei stato stupido, hai sbagliato tutto e poi sei morto. E sei morto. Cioè, sono stato lontano in un'altra dimensione, poi sei venuto nella mia dimensione e l'ho cambiata di nuovo perché sono morto. Sei solo morto. Perché tu potevi fare altre cose e poi morire, ma tu hai scelto di solo morire. È stato il mio contributo, diciamo. Mi fai schifo. Calma. Dai, ci ripetevo prima o poi e sono più utile. Sei solo morto. Vabbè, adesso però tornerai prima o poi, no? Non puoi restare tutto il giorno. Potrei. Solo morto. No, sei ti prego. Solo morto. Io non sono morto, neanche Alex. Neanche io. Ma tu sei solido, tu sei un solidone. Quindi anche Alex è un solido. No, perché tu eri lì a solidare. Io ho solidato per Alex perché mi sono sacrificato per lui. Sei solo morto. Non smetti di dirlo, che mi fa male ogni volta di più. Cioè, potevi sloggare, piuttosto mi avrebbe dato meno fastidio. Sei solo morto. Tu non sarai mai un Giannizzero. No, fermati. No, perdi punti. Il mai è una parola gigantesca. Non sarai mai un Giannizzero. Provati un altro sultano di classe B. I protagonisti dei cartoni dicevano: non diventerai mai un eroe. Invece gli eroi diventavano. Ma tu sei un fallito, sei solo morto. Vabbè, dai, prima o poi smetterò di solo morire, no? No, sei solo morto.
Mi stai facendo male però, sei solo morto. Oh, basta dirlo, basta. Cioè potevi fare molte cose, potevi anche morire, ma sei solo morto. No, oh, basta. Ma sei neanche 5 minuti e lui è morto. E lui è solo morto. Senti Alex, tu hai trovato qualcosa? Perché io ho poco e nulla. Nulla. Giusto un paio di shulker box. Ma io prendi... avevo visto due casse, però non so se le avevi aperte. Può essere, può essere di sì. Dove eri tu prima, praticamente? Allora sì. Però... Le shulker ce l'ho anch'io, tre. Ok, ok, ottimo. Cerca di prenderne qualche altro. Prendi anche qualche end rod se ti capita, Sì, sì, sto prendendo. Però effettivamente... ci serviva, qualcuno ci portasse indietro. Stai zitto, stai zitto. No, 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 stai no, zitto. Guarda, stava per uscire il fiato. Veramente, meno male che me l'hai detto, così mi hai salvato di nuovo, grazie mille. Che stavo per dirlo. Stavi per dire che eri utile, eh? No, stavo per dire, ma sì, io me lo faccio qualcosa. Sì, sì, morire. Finora quello è che sei solo morto. Solo morto. Ti ricordi quando ti sei impegnato un casino l'altra volta per combattere contro Stregatto, mi pare, sì, no? Sì, ero col sudore proprio che mi stavo uscendo. Sì. E mo tutto quell'sforzo è andato no, a perso. No, dai, raga. È praticamente la sintesi della mia vita, proprio degli sforzi inutili per qualcosa così, dai. Non lo so. E poi io non voglio Alex come Giannizzero, sinceramente, perché è un demente. Vabbè, hai ragione, effettivamente non ti capisco. Ma sai che ti dico? La scalata Giannizzero inizia dal fondale proprio marino, come sono io in questo momento. Non posso essere peggio di così. È da qui che mi prenderò la mia rivincita con la società, con te, capito? Sei solo morto. Ah, basta, devi smettere, non fa ridere più. Cioè, Alex non è morto, eh. Ancora non sono morto, per ora. Tuttora non morto. Però io ho fatto un'azione, quella di morire. Stai zitto! No, no, basta, no, scusi. È un'azione meno quella, non è un'azione. È meno per meno, fa sempre meno su Minecraft. Perché invertono le leggi della matematica? Penso che non sia neanche finita qui, lo sai. Ok, ho trovato anche un altro elmetto di diamante. Oh, qualcosina comunque abbiamo preso, mica che nulla. Poi puoi condividere con la gente che non è morta. No? Sta pretendendo. Zitto, 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 no, no, zitto. Tu fai schifo, sei morto. Dai, dai. Sono morto. Alex. Non pretendo niente, puoi pensa darmelo se che, pensi vuoi. Che quello di cui abbiamo bisogno in questo momento è un altro che fa schifo? No. No. Perché? Perché basta uno che fa schifo. E chi è? Ed è Cigo in questo momento, ottimo, vero? Ottimo, ottimo. Ok. Sì. Non ci serve un altro che fa schifo, no? No, no, assolutamente. Non ne abbiamo bisogno. Volevo, No, volevo. Tu ti sei un po' impegnato a fa schifo, Però ancora non faccio schifo totalmente, vero? Beh, Cico fa più schifo, Ok, buono. È solo morto. Sono morto, solo morto. Normale. Non dirlo più. Cosa vuoi in cambio per non dirlo più? Ma che cazzo che non morivi come un demente immediatamente, come un povero idiota. Sono nudo in base tua. Cioè, hai pure perso tutto poi, certo, oltretutto. Che schifo, cazzo. Poco. Cioè, tu direi, ma non, io non ti do nulla più. No, per favore, sovrano, qui si riconosce veramente un sovrano con le balls, come lei. Veramente, deve dimostrare. No, no, allora, questa è corruzione. Facciamo una cosa, ragazzi miei. Qua abbiamo preso quello che si poteva prendere, secondo me. Al massimo possiamo recuperare altre shulker box, che ci sta, però. O altre ender rod. Guarda, mi rompono il ca... Mamma mia, sono proprio fastidiosi questi shulkerini. Vabbè, comunque niente di più, niente di meno. Quindi io direi che ce ne possiamo andare quanto volete. Abbiamo già pagato, Però per la performance miserabile di Cico, secondo me dobbiamo pagare qualcosa in più. Ti ci rendiamo conto che dobbiamo pagare di più per colpa di Cico? Ragazzi, mi dispiace totalmente, veramente. Non pensavo zitto! Che... Zitto! Sei solo che è morto. Per ora. Zitto. Per ora. 5 rod. No, 5 rod è troppo. Facciamo così. Droppo? Guardate, c'ho questa spada buonissima che ha bandimento dei ragni 5, knockback 2 e mending, E mending, raga. In più questo banner bellissimo, che figata. Questa spada qua che non voglio, ecco qua, che cioè io la volevo un casino, ma la pago per poter andare. Quindi mi viene in più avevo pagato altri due diamanti prima, quindi posso tornare da 5. Ne avevo pagati 4. Risparmiare tempo, ragazzi, perché volendo potremmo tornare anche legit, però fa un attimo prima. Questo è un prezzo giusto. D'accordo? Grazie. Ok. Sparisci dalla mia vista. Non scusa, no, prima e muori anche qua. Grazie. Non uccidermi. Grazie schifo. Mille, Lion. Dove hai detto queste cose? Oh, stai volando. Sì, un attimino di fluttuamento. Dammi a me. Allora, c'ho 19 ender rod. Grazie. 3 shulker shell. Grazie. E questi qua. Questi non li ho presi io perché non so. Vabbè, tienili, boh. Sì, che bello.
bello, grazie sultano. Aspetta, miei. Aspetta, perché non è finita qui, Alex. Non è finita qui. C'è un allora, dono. Visto che tu vesti armature di ferro ancora, ti do questa qua enchantata e... Oh, è bellissima! Ti do anche questa. Ma sei un 4? Ma veramente? Sì, sì, al 100%. Ma sei un gentiluomo. È normale. Ci sarebbero anche di diamante, però, se permetti, no, no, le tengo per Anna. No, no, assolutamente. Prima. Io sono ma contentissimo tanto, così. A breve saremmo tutti in diamante. Cioè, ormai. Chi prima, chi dopo? Sì, tutti. Mai. Stai zitto, fallito. Sei solo morto. Solo morto. Cioè, sei tipo uno dei sette nani. Cioè, sei solo morto. Oh, ti tu, prego, però. Ti prego, ti prego. Non voglio solo morire di nuovo. Non voglio che essere ricordato per quello che muore e basta tutto il giorno. Ti prego. Lui è morto. Lo cioè, vedi, mamma mia, che aia, no, no, ho due cuori. Miserabile, solo morto. Come si fa la shulker, Alex? Allora, la shulker si prende una cassa, sì, dei shulker box. Sì. E se non sbaglio si mette una cassa in mezzo dei shulker box, una alta e una bassa. Ti prego, dimmi che è vero. Sì. Come la coloro? Basta un dye qualunque. Me ne dai un qualcosa? Cosa vuoi? Rosso, arancione, vero? Ti capita. Arancione. Che bello, abbiamo fatto la prima shulker box. Raga, dai, per favore. Voglio stare diretto di ritorno. Sono morto. Scarso. Per ora. Abbiamo 4 shulker box. Ce n'è una per ciascuno. Ma non per te. No, 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 è l'unico modo per salvare le mie robe, però. Sono pensaci. Morto. No, perché la perdi. Muori e la perdi. La posiziono qui a casa tua. Se mi allora, permetti un blocco. Arancione. Hai altri colori? Sto prendendo altri colori. C'è il blu. Dammi quello che hai. Sto facendo. Cioè, mi fai schifo. Sei solo morto. Non possiedo più nulla. Cioè, tutti i possedimenti sono andati. Ragazzi, tocco il cappello se vi... E le cuffie, ecco. Così vi confermo che leggo, va bene? Lei non sta andando a fuoco il pavimento, non è vero. Non è vero, era una freccina qua. Dammi i colori. E te lo date uno? E là. Ma devo Oh, ascolta, ma te devo uccidere, non lo so. Ti devo togliere la vita, non lo so. T'ho chiesto, t'ho detto che ho 4 shulker. Vabbè, prendo i colori a caso, aspetta. Quanti colori mi dovrei dare? E 3. No, non lo per fare sudare, non mi uccido, ho visto lascia in mano. Ma che schi, guarda, è rimorto senza nulla. No, ma dove sono adesso? Dai, devo tornare a piedi. Ecco qua, quello con i fiori ho fatto. Grazie. Prego. È bello avere un amico che fa qualcosa. Prego, dai, io non sono contento di essere un amico che fa qualcosa. Allora, in teoria io faccio, ma muoio facendo. No, no, mi scuso. Stai rischiando comunque. Allora, Alex, vieni a riscuotere la tua shulker. Shulker di Alex! Pure blu, che bello! Per me c'è quella arancione e quella rossa e gialla la teniamo da parte per persone che la meritano. Sì, che non so io, perché io muoio e basta. No. Sì. Cazzo di pena, oh, mamma mia. Poi... Sono tornato. No, sultano, per favore, le propongo uno scambio per qualche... grazie mille, veramente. Che miserabile, oh. È tutto il mio bene questo, che bello. Che schifo. Toh, fatti l'armatura e mi fai schifo, vai. Mamma mia, che bello Non veramente. Parlare col sovrano, non parlare col sultano, scusa. Vai. Non nella mia crafting. Non ne là, comunque. Tutt'altro, mi scusi, non ne possiedo una. Potrei usare questa qui all'angolo, come me. All'angolo sì. Della società lì, ok, grazie. Che schifo, cacchio. Mi metto qui. Mamma mia, l'ammazzo di nuovo, tanto no, muore no, subito. No, la prego, torno. Io spawno sopra una montagna, sopra un colle. Proprio solo morto, eh. Cioè, non è che ha fatto un'altra cosa e poi è morto, solo morto. Ma... Avete visto che ora è questa? Che ora è adesso in questo momento? È l'ora che faccio qualcosa che non sia solo morire! Wow! Allora, wow. Vediamo se sei capace di guidarmi nel fare la farm che volevamo fare, quella di pesca, che è facilina, ok? Ma assolutamente! Ma suonalo, gli do pure i materiali, venga un po' se posso usare la sua crafting, la sua ender chest. Va bene. E dall'altra parte... È situata parte. Qui al centro, venga! Che schifo! Oh, state pronti perché sto a fare la cosa utile di oggi. Sì, a riderlo. Scusa. Che già è poverino. Ok, questi qui sono i materiali. Sì, gli unici che servono, ragazzi, attenzione, che ho fatto questa io. Farm è molto utile. Farm di pesca per arricchirvi facilissima. Ok, guarda, solo queste cose? Sì, assolutamente, okay. Nel poco c'è il buono. Delle canne di pesca ce l'hai già oppure te le posso fare? Me le potresti fare, le apprezzerei. Lo faccio con i tuoi materiali se posso. Sì. Ok, grazie.
Allora, io le farei sempre nella zona delle farm. Magari come... Tanto è piccolina, la possiamo fare anche più vicina questa. Ah, facciamola, guarda, bastano letteralmente solo 5 blocchi di distanza. La facciamo qua. Dai, perfetto, dimmi. Perfetto. Adesso tutto, scaviamo una striscia di 4 blocchi. Ok. Ok, siamo praticamente al 50% fatto qui, eh. Qui mette le due casse. Ok. Sbagliare. Allora, qua... qua una... La fence. No, ho sbagliato. No, dai! Aspetti un attimo, eh. Qua, faccia così. Metta un blocchetto qui. Ok, una fence qui. In alto. Sì. E... Ok, perfetto. Adesso la trapdoor sopra. Non la trapdoor, la pressure plate sopra la fence. Che sudata, ragazzi. Mamma mia. Posso togliere quello? Sì, sì, certo, certo. Adesso mette un attimo l'acqua dentro la fence, capito? Che pro. Oh, che sudore. Allora, qua mette il notebook che le ho dato, le ho fornito. Ecco. Ah, qui. No, lì. Invece sì. Adesso metta un blocco sopra. Qualsiasi. Adesso. Aspetta. Okay. Adesso la trapdoor qui in basso, sopra il blocco di terra. Così? Oddio, finito. Posso togliere il blocco di terra? No. Sì. Sì. No. No. Boh. No, sì, sì. No. Sì. Vabbè. Sì. È uguale. Ok. E mo? Adesso c'è la fishing rod, se la vuole provare. Allora, mo mi ricordo, bisognava cliccare. Non me lo ricordo. Come funziona? Bisogna metterla tipo nell'angolino della press, cioè della, vedi. Ma scusa, ma allora perché gli hai dato non l'hai messo? Ma che schifo. In che senso? Ah sì, ecco cosa c'era qui sotto, raga. Ecco schifo, cos'era, mamma. Stai continuando a essere solo morto, eh. No, sarò solo morto. Ho anche dato i materiali più o meno, dai. Verso okay, la cassa. Sovrano, sì, mi scusi, deve collegare alla cassa. Sono veramente uno schifo umano totale. Ok, ora cosa devo fare? Adesso devi mirare, sì, proprio alla fine della pressure. Ok. Al bordo, ecco, vai. Tengo premuto? Sì. La faccio musica. Ma deve funzionare così, no? Cioè, funziona così. Ma così. Forse deve far così. No, così no, perché stai ritirando l'infinito così. Ascolta, Fra, come funziona? Mi dai un attimo la canna da pesca, se mi posso permettere. Sì. Mi metto io qui un attimo e ti dico se funziona. Allora, bisogna un attimo dare un po' pixel così. Sì. Ecco, no, vedi che ecco, è giusto, no? È giusto. E il fatto che faccia troiaio è buono. In teoria era così anche prima, mi ricordo. No, non è vero. Sì, perché guarda, non sto pescando nulla. Aspetta un attimino, perché qua mi sta dando fastidio. Oh, aspetta che lo muto. No, aspetta. Fammi mutare questi cosi. Deve arrivare il pesciolino un attimo. Oh, ha funzionato. Ha pescato. Ok, ho mutato i cosi. Secondo me non l'hai pescato. Io non l'ho visto che l'hai pescato. Secondo me l'hai messo tu. Non ho messo. L'hai messo tu. Ma sono morto. Pesca ancora. Anzi, pesco io. Dove devo premere? Ecco, al bordo come hai fatto prima. No, non devi appiccicarti. Così. Sì, vai il bordino via. Ecco, così resta. Ma non sta suonando. Vediamo se funziona. Sì, sì, suona. Ma l'altra volta sai cosa abbiamo fatto, mi sa? Abbiamo messo un blocco che attutisce il rumore sotto, mi sa. Ho mutato i cosi, stai zitto. Non sta pescando nulla, eh. No, un attimo, eh. Dai, che voglio essere quello che fa qualcosa oltre a morire. Dai. Non vedo niente io, eh. Aspetta un attimino. Davvero notte, fratello. No, è lì, aspetta un attimo. Ma come ecco, devo ecco. Dimmi sul. No. Dove lo tenere sto pulsante? E lì fermo dov'era? Ma sul command quello là oppure sulla pressure? No, sul coso questo qua. Devi suonare. Se suona va bene in teoria. Ecco così fermo. Perché vedi che la canna da pesca è ferma. Sì. Ma tu lo stai tirando indietro. Così appena pesca la tiri subito indietro e poi la ritiri avanti. Mi sembra una scammata, eh. No. A me, sinceramente. Secondo me ci ho buttato un pesce per fingere che aveva fatto qualcosa, ma in realtà non aveva fatto un bel nulla. Perché non credi me a tal punto? Non sto pescando nulla. No, aspetta che vedo le particelle dell'acqua. Le vedo anch'io. Aspetta, credici, devi crederci, non credere ai pesci. Ecco. Non pescavo? Sì. Ho capito, ma è una cagata, ci è voluto un'ora. E
Ecco, l'altra volta com'era? Non lo so. Mi ricordo che una volta un omino rimaneva qua, lasciava il computer che faceva e poi Però devi tenere. Vabbè, ma poi basta che tieni premuto il tasto, eh. Cioè, tu tieni premuto il tasto, cioè blocchi il tasto, capito, del mouse. In quella maniera lì. Cioè, tu qua puoi stare così e rimani fermo, premuto, e peschi tantissime cose. E quando torni dopo mezz'ora hai pescato tantissime cose. Qualcuno qua deve starci tutta la notte. Sai cosa ci vuole però, Alex? Portami del vetro, per favore. E anche una porta. Lo faccio immediatamente. Ma vetro colorato? Abbiamo rosa, viola, colori. Va bene. Perché devo fare un bordo, perché altrimenti se rimani qua FK per tutta la notte, quando torni sei morto. E infatti stava già arrivando qualcuno, eh. Dai, zi, sei solo morto, eh. No, senti, no, ancora adesso sono solo morto. Sì. Vabbè, ma adesso c'è un'altra cosa che faremo. E sicuramente non sarò solo morto lì, eh. Non sto pescando più niente. Aspetta un attimo, perché adesso appena peschi, peschi il libro supremo di me. Questa farm è una grande cacata. Dai, è la tua preferita? Ho capito, ma funzionava molto di più, io mi ricordo, eh. L'hanno rotta, non gli piaceva quelli lì di guarda, guarda quanto poco sto pescando. Eccone uno. Pescato uno. Cosa ho pescato? Un altro salmoncello. Buono, è buono. Miserabile. Alex, beh, sto vetro, devo cagarlo. No, sto correndo. Ho capito perché non è molto efficiente. Perché avevi la canna da pesca con fortuna suprema. Vabbè. E dai. Vabbè. Ecco il vetro, più altre d'or. Grazie. Prego. Voleva rubare il vetro, quello là. No, ti sposti? No, mi scusi. Sta cercando di riprendere fiducia e non ci sta riuscendo proprio. Cioè, vedo il tuo sforzo. Ma senti, vedi anche il fatto che non ci arrivo. Lo rinnego questo sforzo al momento. No, devi apprezzarlo, ecco, e incoraggiarlo. Devo? Dovresti, dovrei? Potresti. No. Allora, non potrei. Non farlo. Non lo fa, ok, va bene. Quindi non ti interessa realmente? No, mi interessa, ma non costringo, ecco. Dammi, Alex, per favore, qualche blocchettino. Ecco qua, altro vetro. Vabbè, anche quello che hai. Ah, c'ho anche questo, se vuoi fare un po' il cambio. D'accordo. Abbiamo fatto tutte le farm con quello. Facciamo l'entrata. Bella. Cos'è? Cos'è? Guarda, Chico voleva rompere tutto. Non è vero, non volevo farlo, non volevo. Chico voleva rompere la farm, eh? L'ho ucciso Alex, ho visto. L'ho ucciso Lion. L'ho ucciso io. L'ho ucciso Alex. Ma non è vero. Dai. Ho visto io, eh. Cosa hai fatto? Niente. Non sono stato io, eh. Non sono perché stato io. Perché hai toccato Alex? Dai, io l'ho morto in quella mano. Mi dava i brividi. E chi se ne frega? Lo so, però. Non è che la società si può uniformare alle tue malattie, eh. No, Alex. Perché no? Perché no? Non è che se vedi al supermercato la frutta messa in un certo modo puoi andare là e smontarla, eh. Come no? No! Però puoi metterla in ordine, se no! In disordine. Non puoi. Perché è in un certo modo che secondo loro è giusto e tu sei un imbecille che arriva là e smonta. Non puoi. Ragione, non smonto più. Aia. No, Ti aiuto! Muori. Guarda, io sto... Muori. Alex, ce l'hai un altro po' di questa pietra bellissima? Assolutamente sì, to. Dammi. Siete dei, tutto persone, quello che vuoi. Cioè, siete proprio dei tossici che fanno del danno. No, io tra poco non sarò più colui che solo muore, ma colui che è utile, perché ti farò vedere un'altra cosa tra poco. No, quella forse. Dei maiali è un'idea mia. Vabbè, no, però ti aiuto nel tuo pensiero. Ok, ragazzi, va bene la cosa di pesca, lasciamola lì e dimentichiamocela. No, dai, lo se ne va qualche volta. È una cagata, dai. Non produce sufficientemente. Ti regalerò una canna da pesca. Ti regalerò una rosa. Andiamo. Come fa? Che te la metti nel... No, spine e tutto. Dormiamo? No. Hai venuto qua. Ecco, io dormo qua. No. Per favore. Vabbè, dormi. Tu sei a fianco a te. Non Usa, Hai cacciato me. Dai, adesso so colui che ha dormito col te oltre che è morto e basta, dai. Andiamo a processo. No, per favore, no. No, vai direttamente in prigione. Adesso vai direttamente in prigione. Puzzo pure. Che cazzo ti mangi? Dai, è solo questo cibo. Solo questo cibo. Ma ragazzi, ma abbiamo ufficialmente il primo barbonte pazzo della Maniglia. Ma c'è anche da casa, scusa. Ma a parte
che guardiamo tutte le vanille passate. Sbaglio è sempre lui ad avere una casa. No, ce l'aveva sempre. No, ce costretto ad averla, ma ce l'aveva. Sempre per ultimo. Sempre per ultimo. Smetti di puzzare. Ma scusa, muoio, sono morto. A modo di mangiare questo qua. E tu questo un attimo. Raga, è un soccorso, raga. No, no, per favore, per favore, per favore, per favore. Decente, vado sopra il colle. Vado sopra il colle, devi spiegare come me. Ok. Per cortesia, una carota. Una no, sola. Non gli, no, ridai immediatamente. Ridai la bistecca. Per cortesia. Per come favore. Ti sei permesso di dare cibo a lui? No, hai ragione, per questo tolgo tutto il mio cibo. Ecco, adesso non mangiate in due. Ecco qua. Ho mezzo cuore io però. Allora, facciamo insieme una. Grazie. Fatela mille, durare. Di brutto tutto il giorno me lo mangio. Beh, l'hai già scimmia del cavolo. Va bene, facciamo ora la farm che ci produrrà cibo serio, ok? Non quella lì di verdure. Facciamo quella. Cioè, per carità, se siete vegani e mangiate le verdure, niente di problemi, eh? Cioè, mangiatele pure, vabbè. Però purtroppo su Minecraft, e questa cosa è ai ai ai, non c'è le verdure che danno tanto cibo. Cos'è la verdura da cibo? Le carote d'oro, ma costano un troiaio. Le carote d'oro, ma sì, costano tantissimo. Ma penso sai cosa? Ma i funghi pure, i funghi, la ciotolina di funghi, ma è difficile. La torta di zucca è un cibone. E i funghi no. I funghi fanno schifo perché non si stacca la zuppa. Per quello. Allora, è difficile questa qua? Ah no, assolutamente, se non mi sbaglio, no. Allora, le cose per craftarla però ce le avevo io e ce le avevo nell'ender chest. Male, dobbiamo tornare al castello. Devi tornare al castello. Allora, sapete cosa vi dico? Affanculo alle farm. Andiamo nel Nether. Andiamo nel Nether a cercare il bastione, ragazzi, noi. Che lì è pieno di oro e io potrò finalmente decorare il mio glorioso castello, che al momento sembra la villa di Barbie. Non va bene questo. Bello Barbie, ma non va bene questo. Oh, Barbie, come Barbie c'ha una villa gigante, fighissima. No, no, scusi, no, veramente. No, 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 non mi punisca, per favore. Sto già punito dalla natura, guardami. Alex? Cosa vuoi fare? Guarda, qua c'è un bel ponte, Lion. Lion, per favore, le poche cose che ho, me le date tu, per favore. Passa. È stato magnanimo. Oddio. Ah, no. No, Slogan! No, è morto, è morto. No. Ma che schifo. È roba tua. No, gira la spalla, è morto. Non ci posso credere. No, Sanna, rimuovilo dalla live. Rimuovilo. Non c'è più. Non c'è più. Cioè è morto nella lava con le mie cose che gli avevo dato. Con quella spada OP. Io mi vado in giro con una spada mezza usata. Ma lui l'ha bruciata. Ha deciso di bruciarla. Che schifo. Ma che schifo. Che schifo. Che schifo. Vuoi dirlo forte? Lo dico forte. Che schifo. Non può tornare a disturbarci visivamente, eh? Fallo tornare. Ok. Ma guarda, sei zitto, non parlare. Vieni qua. Rientra. Cioè, almeno sloggare, i codardi come te, quello che sanno fare, sloggare, no? Almeno quello, neanche più quello sai fare. No. Non rispondermi. Da ora in poi ti esprimerai con due versi, due soli versi. Quando vuoi dire sì, devi fare il verso della scimmia. Quando vuoi dire no, devi fare il verso della scimmia, ma che viene codata da un'altra scimmia. E non... però non piace, quindi... Oh, brutto. Hai capito? Okay. Ti chiami zio Peppino tu? Ok. Quella era la mamma di Alex. No, ma che sono era? Quando ti ha concepito. Ma andiamo! No. Andiamo. Allora, che? Oh, ma ti ho fatto una domanda. No. Ma vuoi parlare a scimmia? Cosa vuoi? E che vuole? Cosa vuole? Ascolta, parla italiano per un attimo. Qualcosina, posso prendere? Ma stai zitto! No! Sono nudista! Fuori nudista, sei nudista, fai schifo da vestito e da nudo. Andiamo! Pensavi prima, ci pensavi. Magari dovevamo prendere qualcosa in oro, perché almeno non ci penso. Quello è bello, è un'idea. Verso il bastione, raga! Sì, carichi! La troveremo, la roba d'oro. Secondo me conviene che uno di noi lo mandiamo da solo a trovare il bastione, perché sennò non lo troviamo. Anche secondo me... Mandiamo Chico, che allora, lui è Chico, bravo.
Facciamo così. Io mi incazzo di cosi. Oddio. No, Lion. Ho fatto una cosa. No. Metti la farm. Ci sto provando. No, sereni. Vai che ce l'ho fatta. Aia, mi stanno buttando lo scheletro. Oh, è andato nel buco. Ok, Cigo, tu trova il bastione, eh. Incredibile, io sto già prendendo i buchi. Quello là mi voleva spingere. Oh, c'è un altro Alex, i pantaloni, c'è i pantaloni. Che li rubo. C'è un gas, Alex, un gas, no, di là. Non c'è l'arco, dai, non ce la farò mai. Vai, respingi, stregato ci sarebbe riuscito, eh. Ma cosa stai dicendo, non è vero. Ti giuro, come ti permetti di dire che non è vero quello che dico io? No, è vero, sono infame, scusa. Mi hai detto che sono infame? No, sono infame io. Cosa? Ce l'ho fatta, dai, ce l'ho fatta. Ma hai creduto in me? Stai zitto. Ho bisogno di una spada, non ce l'ho, Alex. Non è che puoi. Io ce l'ho, ma è un po' usatina. La vuoi comunque? No. Ce n'ho una d'oro, userò questa. Ecco. Ah. Succate. Mamma di Alex. Oh, mammine, perché fanno perdere il maiale? Dopo che trovi il bastione, ragazzi, non sarò solo morto, ma sarò colui che ha trovato zitto. Il bastione. Trova il bastione, scusa. No, veramente, scusa. Hai. Oh, 2 minuti. Me li farò bastare oltre l'immaginabile. E sarà meglio, eh. Comunque stanno arrivando tantissimi piglin. Se ti fa comodo saperlo. Sì. Non ti farò dare, scheletri. No, non mi vogliono a me. Come mai? Guarda quanto. Perché non mi vuole nessuno, Lion. Non è vero, Alex. È pieno di gente nel mondo. Non è vero, Lion. Non sì è vero che lo niente. È vero. Sì che lo è vero. Si chiamano Huddama. Dove e franga. È tutta una tribù. No, sono due. Franga e unga bunga bunga. No, Huddama. Ah, scusa. Non sai il suo nome, è l'unica persona che ti vuole nel mondo. Lo vedi perché non ti non vuole nessuno? Più. Cioè, te lo meriti, No, sì. Perché? Perché uno ti vuole e tu gli manchi di miso di coso, di rispetto. No, hai ragione, faccio schifo. Io sto bastione. No, sta arrivando, uomo. Cigo, hai 30 secondi. Ok, 30 secondi, me li faccio bastare, 30 secondi, 30. Io mi auguro tu lo abbia in vista sto bastione perché sto a perdere la pazienza, eh. Oh, sono solo al bordo, ma l'ho visto, devi aspettare un attimo, per favore. Va bene. Quindi? Ecco, puoi venire, però sei devo sicuro? Dire una brutta notizia, sì, una brutta notizia. Vieni un attimo e vedi. Oh, cazzozza, ma ho trovato una cagata, state a vedere. Vengo, No, questo è il bastione 1000%, raga. Ecco. È un bel bastione. No, vedi? Che? Cosa vedo? Questa roba l'ho un attimo presa in prestito. Da chi l'hai presa? Alla farm. No, che schifo, Alex. No, ha rubato. Ha rubato. No, ti prego, dimmi che non è vero. No, ma non ci sarei mai riuscito. Non ci sarei mai riuscito senza nulla, senza blocchi. No, che schifo, ha rubato. Oh, le carote e il ferro, solo queste cose. Cioè, vi rendete conto di quanto fa schifo sta persona? Cioè, fa una cosa buona, ne deve fare altre due cattive per bilanciare. Taci. Augurati che le mie frecce siano magnanime nei tuoi riguardi. Chi cazzo mi spara? No, la salvo io. La salvo io, non si preoccupi. Salvami. Non mi hai salvato. Passato! Salvami. Voglio farlo io. Bravo. Su. Aia, no, sono morto. Se sopravvivi hai un parziale perdono, parziale. Sì, la mia volta. Sì! Devi sopravvivere perdono. Anche a un cazzotto. Oh no. Ok, a un altro. Via 3, 4, 5. Ehi, la madonna, sei così duro? Hai visto? Complimenti, hai detto che sono duro. Bravo. Lasciata. È il minimo che dovevi fare. Allora, adesso ragazzi devo pagare però perché mi sono teletrasportato da Cico. Giustamente avete ragione voi. Devo pagare, pagherò con questa armatura di cavallo. No, questa mi piace, la voglio io. Pagherò con 2 carote d'oro. Buone le carote d'oro, sei non sei ne pazzo? Ho. No, hai già tirato di Minecraft, Una. Dai, due. Ho detto due. Due però anche me. No, te paghi no. Tu. No, te resti lì a portare, scusa. Cosa hai da pagare? Ancora. Allora, la cosa più buona che ho. Vabbè, rimani là, attaccati. No! Una golden nugget. Avrei 2 per Duri. Cioè, seriamente avevi proposto di dare una golden nugget? Posso dare anche un piccone, però è troppo buono. Non voglio darlo quello. Oh, ma dai, siamo già dentro. Hai una crafting. Sali. Chiudi. Tranquillo, siamo nel chilling. Hai una crafting, ho preso queste pepite per te. Puoi farti gli stivalini. Anch'io ne avevo, però non ho una crafting. E nemmeno io. Alex?
Io ce l'ho una crafting. Cazzo, un barraccio. Va bene, va bene, va bene. Allora, pago per Alex. E pago per Alex. Non hai niente tu. Allora io posso dare sto piccone, però hai usato. Tu lo so che non è buono. Però è buono perché allora... efficienza 3. Ma peccato. È proprio rotto però, Va bene, allora Alex paga con il suo piccone efficienza 3. È buono. Vieni. Addio picconino mio. Buttalo nella lava. Dove la lava? Addio. Ok, allora dammi la cosa. Posso avere una bistecca? Gentilmente anti due. No, puoi avere questa carne putrefatta, mangia. Accetto comunque, accetto comunque. Allora vediamo cosa possiamo fare. Si crafta con i gold nugget. Mi sa tutto pieno. Esatto, tipo il blocco. Guarda, ce n'ho una pure io, te lo da. Ne vengono tre, raga. Sto prendendo già altri, un attimino. Dobbiamo ammazzare i piglins. No, qui, guarda, ce li ho. Ok. Io ce l'ho pure loro, ma non mi sono dimenticato. Non l'ho preso. Ecco, ne ho 21 pepite, 26. Dai, fratello, porta. Hai visto, adesso no, non ti casare però, Scusa. Stavo agitando. Torni subito a essere quello, Se muoio. È probabile. È probabile che succeda, infatti. Allora, posso fare stivalini per me. E magari tra un po' potrò fare qualcosa anche per voi. Vi consiglio di non entrare, però, perché se entrate vi coddano. Ah, ok, allora rimaniamo fuori. Rimanete lì. Vi dico io se c'è bisogno, Allora. È proprio dietro di te, Cico. Ma è perché sto guardando un attimo qui. Guarda, se entri ti ammazzano, non venire. No, tranquillo. La zona dell'oro, qui, aspetta, mi sa che è al centro. Vedo dell'oro, infatti. Mo lo vado a prendere e ve lo porto. Però quello lì mi coda uguale, aspetta. Oh, attento però, se spacchi... No, se spacchi l'oro no. Però se apri le casse, te legnano. Sì, anche gli altri, perché questo qua mi legna uguale, Pezzo di cazzo. No, quello è il chad, quello so. Legna di brutto, Mi stai distraendo, Scusa. Alex, puoi riprenderlo? Sei in silenzio, Cico Dobby, per il tempo necessario che l'aglio ti dica chiedimi qualcosa. Ecco qua. Quello che hai detto non ha senso, Alex. Non sei più neanche capace di gridare alla gente. No, hai ragione, vuoi che sgrido Cico? Sì. Cico, la prossima volta che parli senza l'intervento dell'aglio che dice che puoi parlare, morirai nella lava e stavolta non prenderai altre cose dalla farm. Hai capito? È stato un po' duroso, è un po' duro. Meglio. Chiedigliene di più. Sì, allora Cico Dobby, quando... Chiedigliene di più. Cico, me ne devi chiedere più. Non ho capito, cosa devo chiedere? Ah, di più, non lo so, capendo. Ah, Cico. No, oh, male. Sai, qua devi dire per le tue, mi sa. Cico. No, lui non vuoi. Cico. No, non voglio. Perché stai ricominciando a fare l'imbecille? Non lo so, perché sono nudo, che sono stupido, tutto nudo. Chiedigliene di più. Alex, per favore, puniscimi di più. Sì, lo farò con gran piacere. Allora, appena usciamo, ti mettiamo nella gabbia con Mirtil e morirai per sempre. Cico. Oh, di più no, per favore. Non voglio dovertene dare di più, Non ne voglio di più, basta così. Bene. Allora, mi raccomando, non bramarne di più. Non ne bramo neanche segretamente, te lo giuro. Ok. Ho visto un paio di cosine, ho preso un paio di blocchettini d'oro. Posso fare le cose d'oro anche per voi. Non penso di meritarle. Infatti tu non eri compreso nel volo. Io, se vuoi, sono autonomo, mi sono fatto le golden nugget. Quindi non devi sprecare il tuo oro. Se vuoi, se no vuoi farmi le cose. No, questo è stato buono. Ok. Sei una persona autosufficiente. Vedi? È una qualità rara qui in mezzo, Cioè, sono io. Tu non hai fatto niente. Però me li hai dati a me i blocchettini d'oro. Dai, è il minimo che posso fare, visto. Vieni, Alex. Ma hai due pezzi di cosa d'oro tu. C'ho pure due blocchetti che mi avanzano, se vuoi. E perché non hai dato uno dei due pezzi a Cico? Giusto. Cioè, no, tecnicamente posso perfettamente appoggiare. Ti sto solo facendo una domanda. Perché hai scelto di non darglieli? Boh, mi sentivo... Perché io l'ho dovuto prendere no, infatti, il loro da ragione, solo lui, no? Hai ragione. Vedi, sei un parassita della società. Per cortesia. Cosa per cortesia? Se lo chiedo per favore ad Alex, sei comunque un parassita. Sei un parassita gentile, non lo so. Per cortesia. No, guarda che parassita gentile. Per favore. Dai, gli vorrei dare i miei piedi usati. Dagli quelli. No, aspetta. Te li dà, ma devi annusarli prima di indossarli. Cosa? Devi tirar su con una forza che ti devono scoppiare i capillari nel naso. Tira su. No. Dai. To. Oh mio Dio.
Com'è? Di che sa? Di Alex. Fragrance di Alex. So sexual. Non è così. Yes. Non è così, fidati. È così di brutto. It's very light. Occhio. Non ci posso credere. Che schifo. Che parassita. Ma che schifo. Oh, se muore piango però, eh. Che parassita, mamma mia. Mamma mia, che ma neanche vuole. Perché il parassita se la cava, cioè deve sopravvivere. Tu neanche sei bravo come parassita. Cioè, tutto solo, scusami. Boh. Allora, qui dovremmo scendere, però è un po' un troiaio. Okay. Ah, ma sei pazzo, io non riuscirò mai a fare questa cosa. Check this. Girati un attimo, guarda sì, come lasciamo anche noi. Non morire, eh. Vai. Vai però. Oddio! Non so se sì, cadevi, che me... Mamma mia, di un blocco sono sudato! Pensate che cadere. Allora, qui non ci sono quelli cattivi, ma più in sotto sì. Quindi occhi apertissimi, raga, che ci codano, eh. Ma scusami, ma quelli là! Mi sa che qui il tesoro è in mezzo ai muri. Non vorrei dire una cavolata, può ma essere, secondo può me essere. Sì. Però tecnicamente dovrebbe... no, lì sotto c'è un tesoro, aspetta un attimo. Ah, c'è quello Chad! Ce n'è più di è uno. Di Chad. Oh, ti aiuto. No, Alex, no, Alex, no, Alex, no, Alex, no, 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 Alex, 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 arriva, arriva. Oh, io sto bene, ma perché stai bene? Anna! Guarda, oppure la mente libera per dire ad Anna della cena, pazzesco. Ma sei un pro, Lion! Cico, come... Ma mi hanno brutalizzato, mi hanno brutalizzato. Sei quante volte è morto, Cico? È arrivato. Tre volte. Tre minimo. Tre volte! Posso fare la spinta delle morti? Oggi non, sei... non hai fatto niente, tu! Sei solo morto! No, dai! Non ho visto la live, sono morto malissimo, che schifo, che schifo. Che parassita. Oh, ma muore quello, muore quello! Cioè, fosse stato ucciso quel piglins, sarebbe già morto. È morto da solo, cadendo. Sì. Grazie, Alex. Oh, però, scusa, una domanda, sì. Hai visto che mi sono gettato ma in pianta tuo soccorso? La parassita. Dai. Sì, sì, ho visto che ti sei gettato, effettivamente. Nei film, ma... quanto quegli stupidi sacrificano per l'eroe, gli fanno gli applausi dopo. Non so perché erano applausi, applauso, No, ho capito. Cioè, no, però me lo... chiesto, riconosci il soffatto, capito? Cioè, dai, per favore. Ascolta, stai zitto, va bene. Ruba ancora qualcosa dalla farm, ti do il permesso. No, che è successo? Sereno, nel chilling, nel chilling. Ma come fai? Lo duro io, Ti stimo troppo. Bisogna mantenere il sangue freddo quando succedono questi momenti perigliosi. Ma c'è una casa dove sto io, ho ammazzato uno di quelli cattivi. Aiuto, no, ma basta, mi pronto. Alex. Scusa, ho fatto il mio storytelling. Eh sì. A sto punto muori come faccio io, no? Io stavo vivendo una mia avventura anche pericolosa. Sono assediato dai magma cube. Devo ascoltare a te. Arrivo da te. Devo ascoltare a te che parli da solo. No, ti faccio schifo. Eh sì. Io umilmente perdono. Ma le ho preso qualche magma blunglanglang o no? Ma li danno? Li danno, dovrebbero dare, sì. Ma non... mi sa che sono cascati nella lava. Ma tu stai zitto, parassita. No, veramente no. Mamma mia, sei morto tre volte. Hai ripreso la roba. A furia di essere un parassita su di te, qualcosa succhierò, no? Quindi sarò utile prima o poi, cioè. Allora, fammi prendere le robe, va? Prima l'oro, ragazzi. Che il sultano ha bisogno di nuove macchine di lusso. Oh, Lion, arrivano. Aspetta, arrivano dei cosi, non mi far codare, l'armor trim del bastione. Questo è unico per il bastione, se non sbaglio. È un sacco d'oro, ragazzi. Quanto oro abbiamo preso? Mamma, sei quanti hai? 19 blocchi d'oro, ragazzi. E madonna, tantissimo. Nonché anche due lingottini di netherite. Supremo, supremo, Alex, supremo. Lion, la prossima volta che io trovo qualcosa di bello e tu non partecipi all'esultanza, ti giuro che non hai avrai ragione. Tempo di urlare. Hai ragione, scusa. E adesso continua a proteggermi. Ok, sì. Altri blocchi d'oro. Un drop supremo comunque, molto bello. No, Lion, ne è spawnato uno più grosso. Lion! Allora, questo l'abbiamo preso tutto. Ci sarebbe, come diceva il parassita, qualcosa forse nei blocchi qua dentro. Qua c'è una cassa però. Ma mi sa che guarda che è molto difficile, proprio in mezzo ai blocchi. Ah, bravo Alex. Allora può essere che ce n'è altre, eh. Allora, c'è un altro smithing template. Buono, buonissimo. Un ancient debris. Buonissimo anche quello. Questa spada schifosa per te. E delle altre magma cube che blocked. Che ci potrebbero servire. Cico, hai preso qualcosa dalla cassa? Assolutamente, quel poco che mi è permesso. Sì, ho succhiato veramente tutto. Sei morto ancora. Per me sono più di tre volte.
non c'è 2 senza 3 e la legge, no? No, però ma non c'è più di 3. Come 3? Sì, sei morto anche cadendo nella lava, entrati nel Nether. E la seconda. Ah vabbè, ma non contando le morti da mano tua, perché prima è morto 2 volte. Scusa. Allora 5 volte è morto. Pippone, pippone. No, è vero, quello è Lilo, dai, dai. Ragazzi, sono cosa, più parassita. Cosa dite? Banniamo Cicco per sempre. Tanto non è adatto. No, fermi. Cioè, dovrebbe trovare un altro videogioco molto più facile, tipo... Ma è quello che muore. Sai cosa infatti devi andare a giocare tu? A Roblox Adopt Me. Quella è l'unica cosa che puoi fare. Manco adesso che si usa Brookhaven, che è più complicato, eh. Ma tu no, tu Adopt Me. E non ti magari adopta nessuno, oltretutto. Non mi vogliono perché dormire. Fai schifo. Si sparge la notizia che sei un parassita, non ti adopta nessuno, eh. Perché mia madre mi avrebbe adottato? No. Avessi dovuto scegliere lì, no, via. Invece sei uscito dal mystery box, cazzo. Io fuori, Lion, avevo visto un'altra struttura, se ci interessa. Vicino a questa. Dai. Come? No, stavo pensando al prospettiva della mamma di Cicco. La mystery box l'ha persa. Sì, le è uscito quello. Solo quel troppo del 90% common che esce proprio, sì. Oppure sei quello raro ma schifoso. Ma quello costa pure il Robux, no? Schifo uguale, capito? A scammata sei stato. Quello che non ti arriva. Lion, con quel trim puoi fare... ma non riesco a leggere. Mi hanno detto che si può fare... Oh, vi leggo, non me lo tolgo il cappello, se non ho capito. Vi leggo però, tranquillo. Datemi i blocchi, Alex! Sono io! Dove sei? Lion! Sei laggiù? Aspetta! Arrivo! Dove stai? Oh. Pa! Con i tuoi blocchi, sono dietro di te. Occhio, Dammi su. Volevo uscire io, che avevo visto un'altra struttura. Ecco, inizia ad andare, io intanto mi occupo di qui. E Cicco, cosa dobbiamo fare? Rifarlo entrare, ragazzi? Guarda, non lo so. Se vuoi, pago con la mia stessa vita dopo. Se vuoi, puoi uccidere no, a tuo piacimento. Ma non è che c'ha così tanto valore, però, eh. Esatto, non vale nulla. Cioè, la sprechi così, la tua vita. Non è molto morendo significativa, effettivamente. Allora, facciamo così, pago io, perché... Mi fido che... Vedi che sono gentile. Ho trovato... Ha aperto il muro. C'era un buzzurro dietro. Picchialo. La sua cintura lì enorme. Wrestler. E c'è una cassa. Non c'è niente. No, non c'è nulla. Mi sa che il buono l'abbiamo già preso, eh. E qua fuori possiamo andare allora. Va bene. Quindi pago per Cicco, ragazzi. Pago per Cicco con uno dei miei blocchi d'oro. Grazie, d'oro. Anzi, mio. Possiamo fare due lingotti d'oro? Tanto, raga, non serve a nulla. È solo per pena. Valgo pochissimo. È solo per pena, raga. Perché non è che ci aiuta. Non è che ci stiamo dando un vantaggio nel portarlo. Anzi. È come. Guarda, sono peggio dei cani qui di Minecraft. Dai, quelli devi stare zitto. Devi stare zitto. Oh, perché trattate male Cicco? È solo morto. Cioè, come lo tratti? No, se è morto e basta. Cioè, morto. Voi immaginate, state giocando nel vostro mondo. Cioè, arriva questo qua che entra e muore e basta. Come lo tratti dopo un po'? Una morte, due morti, magari lo consoli pure, ma... Poi era anche sgradevole, ha iniziato a parlare di corsa come un demente. Cosa che peraltro non ti è stata ancora perdonata, È molto grave. Ho buttato, va bene, allora, ragazzi, ringrazia. Grazie mille a tutti e anche a te. Che lecchino. Frasita. Alex, mi... ok, dov'è si esce? Qua, allora, ho pagato per Cicco, lo porto. Raga, ci siamo tutti insieme di nuovo. Lo che vedi bello. Come fa? Lo vedi? Sentiremo uniti. È bomba. No, sì, non ci posso credere. Che schifo. No, giuro. Cosa ti stava per succedere? L'hai presa la peste? Mi stava per possedere malamente il tizio. No, oh, perché non ha più niente di... Tieni, ho preso io le tue scarpine. Ho un piccolo cosa da dire. In questo bastione collegato... Grazie mille. No, che schifo, che schifo. In questa bastione collegato, in questo ponte, c'è un sacco di oro, c'è una fiaccola d'oro. Dov'è? Qui dentro questa parte qua? Ma in teoria dovrebbe essere nel ponte, però mi sa che è compenetrato con questo pezzo di Nether davanti. Ma secondo me è tipo in mezzo. Allora, proviamo. Aspetta, dici un ponte. Una ma mi sa qui, no, dalla parte opposta, mi sa, Qui? No. Dall'altra parte? Sì, dove sta puntando Alex, vedi? Vatti di là. Vai, scava. Occhio, Il tesoro sta proprio nel ponte di uno, e questo qui ce l'ha il ponte, quindi è per forza questo, cioè. Non c'è nulla. Ma qua non c'è nulla. Oh, dai, ragazzi, ci sarà prima o poi, dai, non posso essermi sbagliato anche qui. Se hai detto un'altra cavolata è brutta per te, Non c'è nulla. Ma io mi ricordo, dai, le nostre spinte erano pazzesche. Stava qui l'oro, io me lo ricordo. No, non era qui, era qua dentro.
No, non ti arrabbiare. No, no, non mi sto arrabbiando, è solo che è disgustoso. Ah, te capisco. È disgustoso, cioè ti vizia, ti induce in tentazione. Oh, oh. Ci stanno sputando. No, ragazzi, non ho visto Harry Styles a Reggio Emilia. Però ho saputo che ci sono state persone che si sono camperate fuori dal posto per una settimana a cagarsi addosso. E non mi è piaciuto sapere questa cosa. No, che schifo. Dai, no, vieni con me. Ho trovato una cosa, però c'è uno cattivo che protegge le cose. Devi fare tutte le scaline queste qua che vanno su fino a che non arriva un brutto tizio brutto. Uomo, guarda, fammi andare a me. No, fieti, lo ammazzo. No, non morirò, guarda, sarò, non no, sarò no, più quello che vuole, basta, fieti. Oh! Cazzarciarola! Un brutto tizio, mi hai detto, ce n'è 15! Ma ce n'è solo uno prima! Ma vaffanculo, Alex! Dove stanno le case? Oh, c'è un piccone silk touch buonino, buonino, buono, discreto, molto discreto. Dell'ossidiana piangente, questa prendetela, ma voi non me ne frega nulla. Oh, oh. Oh, il disco, quello lì del Nether, bello. Buono, io non l'ho mai visto. No, dietro, dietro. Mi sacrifico io. Ma okay. Cosa c'era dietro, scusa? Ti stava possedendo il tizio, di quelli c'era. Neanche l'ha sentito. Perché mi sono messo in mezzo. Vabbè. Parassita. Ma non è vero, dai, che stavolta no. Ok, abbiamo preso altre cose. Non male, tra l'altro. Mi sa che sotto ci sono i blocchi, mi sa. Sotto dove? È sotto tutto qui. Proviamo a vedere. Ce l'hai un piccone? Io non ti devi andare sopra. No, no. Io sono sicuro che è qui in mezzo. Raga, io sono sicuro. Mo ci provo. Non trovi nulla. Sarà l'ennesima conferma per me. Oh, là sotto cosa c'è, Chico? Dove? Là. C'è una piattaforma. Mi sa che, guarda che è lì. E fammi vedere. Lì c'è il tesoro. No! No! Poco intelligente da parte tua, comunque. Sei morte. Rimanere a fissare l'abisso è poco intelligente, lo sai anche tu. Pensavo ci fosse di loro che si vedevano. In alto non c'era nulla, vero? No, no, ci ho guardato io. Ok. Sei volte sono morto, raga. Sono morto. Se vuoi possiamo infrangere il record, eh. Ci hai infranto da un bel po'. C'è la monnezza sua. Raga, che dite, per miseria lo possiamo riportare a ripigliarsi la monnezza. Ma senza pagare, perché c'è? Senza pagare, perché non è possibile. Ogni volta pagare. Vabbè, pago con. Guarda, pago con altri due lingotti di oro, dai. Grazie. Tieni. Non pigliare i lingotti d'oro con cui ho pagato, perché sarebbe veramente la goccia che fa trabocca al vaso. Assolutamente. Anzi, guarda, fammeli andare a buttare prima che qualcuno fa la sgravata. Uno. Mi pare che non ci sia altro qua dentro, però. Anche secondo me è tutto qua, eh. Peccato. Vabbè, qualcosa si è preso però, eh. Oh, comunque puoi farti due pezzi di nederite. Sì, e poi è stato un viaggio intrigante. E io ho anche dei bei pezzi, divertente. Dai, zitto. Aia. Ok. E mo come torniamo a casa? Io c'ho le coordinate del portale, bisogna camminare. Neanche tanto. Chico, dove stai? No, voglio trovare l'oro così voglio essere utile. Ti prego, voglio essere utile. Così sarò quello che ha trovato l'oro quando nessuno lo trovava, come Indiana Jones. Nessuno gli credeva, invece il tesoro l'ha sgabato. Allora, se fine. Vuoi posso pagare per andare un attimo in Spectator e poter vedere se c'è questo oro. Sì, per favore, okay, così allora, non sono scemo. Ragazzi, ovviamente. Sembra essere molto convinto che ci sia dell'oro presente in questa fortezza. Ancora. Allora io pago altri 3 lingotti d'oro per andare un attimo in Spectator. Non tocco nulla. E giusto per avere conferma o smentita della presenza di questo fantomatico oro. Se te fidi a me che li vado a buttare nella lava. Non me fido. Ok, giusto. E te li intaschi tutti. Va bene? Ok. Ragazzi, me lo sogno la notte. Allora, lui afferma ciò. Per toglierci la curiosità, 3 lingotti buttati. Se non c'è, sono 3 lingotti Spectator, buttati. Spectator, sì. Allora. Malus. Perché ci sia. Guarda. Qui non c'è nulla. Qui in mezzo? Dove sono io? Non c'è proprio niente. Qua c'erano delle piscine di lava e nient'altro. No. Qua sopra. No. C'è una doppia chest però qui. Però non la possiamo. Non intendevo quello. Non intendevo. Lo so che non intendevi. Fallito. Ok, guarda in mezzo ai muri sopra allora. Non posso guardare in mezzo ai muri. Cioè non vedo io di mezzo ai muri. Qua c'è un'altra roba, forse non l'abbiamo preso. No, c'è un blocco d'oro qui, uno. Uno anche qua, però, ma no, sono io singoli, tanti. Raga. Qui è dove noi eravamo prima e dovevamo continuare a salire, c'era dell'altro, Bah, io vabbè. Ti dico, la smantello tutta, io la smantello non tutto ce sto posto. Cico. C'era un paio qui, un paio di cosine qua. Posso mettermi singoli? Posso mettermi in survival qui, ragazzi, per vedere. Poi scendo da solo. Aia, cazzo.
Uomo. Lion. Sereno. È la punizione per aver abusato della spectator. No, sto bene. Ho sudato un po' freddo. Ma ho sudato, ti sentivo freddo, è dannissimo. Però è andata tutta molto bene questa situazione. Ok. Ah, mamma mia. Ok. Ma se scendete da me, ho trovato la direzione per il portale. Ti pregato di stare zitto. Chiedo perdono. Allora, qui dovrebbe esserci quello che avevamo avanzato prima. Che io adesso sono qui. Ho fatto le chiappe a strisce. Mo, tra l'altro, poi ci morivo. Sento scavare, chi è? Sono io a fianco a te. E cosa vuoi trovare? Quello che ho trovato io. Almeno trovo qualcosa. Tu e le cosa tue triste. Bugie. Oh. No, ci vado io, sì. Non ti aspettavi questa andata della zona. Ti sposti? Così. Scusa. Allora, un piccone con fortuna 1, non male. Un banner pattern. Può stare, un banner pattern. Una spada Fire Aspect 2. Buona. Un pantalone di oro. Cico, vuoi prendere? Puoi prendere, eh? Se posso, gradisco. Sì, puoi prenderti quella spada. E mi ricordo di aver visto anche che c'era un paio di blocchi d'oro. E mezzi muri? Sì, ma due blocchi, uno e uno, non era quello che dicevi te, non ci provare. No, infatti non intendevo quello. Ecco, uno è qua. Dai, perché la mia memoria è così... Ma non lo so, ma chissà cosa cacchio ti ricordavi. Mi ricordo che comunque in tutte le fortezze c'è un tesoro Chad. Sì. Ma è il primo che abbiamo aperto. È quello lì. Ma è proprio tanti blocchi tutti insieme. Ma è quello, ma va là. Ma sei un povero scemo ormai, ma... miserabile. Niente, beh, il resto l'abbiamo preso tutto. Io direi che ce ne possiamo anche andare via, raga. Ci andiamo? Andiamo, ce ne sì, allora, sì. Cosa facciamo? Torniamo a piedi o qualcuno... Ma io direi a piedi, sai, è a vicino? Piedi, attente. Puoi buttare la gente nella lava, sì, comunque, è molto vicino. Lontano. Non è tanto lontano, ma d'accordo, vabbè, del resto a poco interrompiamo pure, Però un poco di cammino. Tu intanto scendi, così vieni da me e io ho fatto la freccia per andare di là. Non so dove sto sei. Quella che sto a fa dietro, quando senti la Jones. Devi scendere a livello della Netherrack. Ah no, ma mezzo. Non ci posso credere. Oh, bravo, non è morto, credere. Attenzione. Ma muore ora. No, ti prego. Soffiami. No, non ci posso credere. Voglio pagare, ragazzi, pagare per poter tornare direttamente da Cico e quindi skipparci il viaggio di ritorno. Grande. Pagherò. Puoi prendere le mie cose, per favore. No, poveraccio, però mi spiace, cioè è morto tutto il tempo. No, un'ora no, di morire. Aia. Dei maledetti. Lion. Aspetta, sgominerò questa gang in cambio del poter riportare Cico qua e riprendersi le sue cose. Cazzo, mi stanno sgominando. Solo morto. Alex. Lion. Non sono lì. Alex. Non arriverò mai in tempo. No, me li sgomino. Sto cercando di arrivare. Li sgomino. Per te, Cico, li sto sgominando, Mamma mia, sei il mio eroe. Sei dentro il bastione. È lo Sgominator. Aspetta, mi metto le scarpe. Dai, zitto, Alex, non servi a nulla, sei una merda. Sgominator, sgominali tutti. No, mi stanno sgominando a me. Sono troppi, non smettono di arrivare. Se mi porti li picchio col mio corpo nudo, perché non c'ho nulla. Aspetta, li sgomino, Madonna, quanto sono insgominabili, però, No, ma tu sei lo Sgominator. Sono un po' difficili da sgominare, guarda com'è. No, sono impossibili da sgominare questi qua. Cioè, aiutatemi a sgominarvi. Dove sei? Stai zitto, mannaggia tua madre! Voglio sgominare con te! Vatti a sgominare fuori dai cogli... Ma guarda che sei veramente disgraziato anche tu, Sgomiti da solo, va imbecille. Via! Imbecille! Dove sei? Cretino tonto! No, mi sono perso! Ancora! No, sta zitto! Ancora! No, basta! Vieni, Cico. Grazie mille. Tu hai compassione anche per uno che muore e basta, veramente, sei incredibile. Cielo, cazzo. Oh! Che succede? Dove sei? Un imbecille mi voleva spingere, quello è mandato da quello pezzo di Alex. Alex, io ti devo buttare nella lava, No, assolutamente. No. Allora ti do fuoco a casa, cosa preferisci? Vado nella lava. Non puoi scegliere. Ma come no?
Sì, sceglie lui col testo croce. Scelgo io. Cosa preferisci, no? Per sapere cosa ti farebbe più male, l'ho detto. Ah, ok. Allora, dove... come facciamo a tornare a casa, dai? A piedi. E dove stai? È la coordinata, ci devi dire. Venite giù, venite giù. Giù dove? Ma voi dove siete? Ma che ne so? Ma noi non siamo orientati col te, sei tu che devi orientarti con noi. Brutto idiota. Allora, io ero nel bastione, dovete andare verso le coordinate. Ma pure. Ma che schifo che fa, oh, mamma mia, oh. Guarda, vuole averci ragione. Vuole aver ragione. Ma no, adesso andiamo a distruggere casa immediatamente. Tutti i punti. Perché io dall'inizio della live ti dico che eri rompevi, eh. E tu hai continuato. Non volevo, giuro. Ormai è tardi. Non volevo perdermi. Noi siamo alla foresta rossa, comunque. La foresta rossa? Ok. No, slogga, vedi, qui Toto. Sono morto. Qualcuno ti salverà. Chi? Tu. Allora, io vorrei tornare a casa perché devo rompere casa di Alex, ok? Oh. Ok, non mi piace questa cosa. Allora, pago per poter andare da Alex. Anzi, sì, per buono. Poter andare... Sì, da Alex. Sì, c'è stato. Vedi di andare vicino a sto cacchio di portale, Sto andando. Allora, pagherò, ragazzi, per poter andare da Alex con questi 22 gold nugget, ok? Sono 2 lingotti d'oro, ci sta, sempre solito prezzo. Contate che l'oro ci serve perché devo adornare il castello, ne ho solo 25 blocchi, Vuoi andare che vado direttamente al portale e aspetti un attimo oppure ti fai la camminata con me e magari mi butti anche nella lava nel mentre? Vengo con te. Ok. No! Non ci posso credere. Ti ha buttato nella lava. Ti ha buttato nella lava. Sì. Non ci credo. No, Alex. Vai a casa tua. Vai immediatamente a casa tua. Non c'ho scusanti. Vai immediatamente. Devo morire. Ti do un minuto per portarmi al portale, Alex. Corro. Questa cosa continua da anni. Questa cosa dell'Eder del tipico Alex. È un demente. Quante volte ti ho detto, Alex, di non andare sul bordo? Tu eri proprio sopra la lava. Papà ha saltato nel momento così tippato. Devo distruggergli la casa. Votate sì per distruggergli la casa. Votate no per distruggergli la casa. Ma cosa? Stai zitto. Sto correndo. Io sono solo morto. Ma almeno non ho fatto solo morire. No, stai zitto, tu fai schifo. No, dai, ti giuro, sei inutile. Volevo cercare uno spiraglio in questo qua. Mamma mia, se sei stato parassita, è inutile, oh. Sono morto, sta live 8 volte. Brutto mentecatto. Anna, dicono di sì e di no, ma tanto è tutte le... vuol dire la stessa cosa, quindi. Malus. Se volete che io non distrugga la casa di Alex, dovete scrivere no, Lion, no, non distruggere la casa di Alex, non farlo, no, non farlo. Sono sicuro che nessuno avrà voglia di scrivere tutta sta roba. Ci sei a sto portale? Sto andando, te lo giuro, sono vicinissimo. Devi sbrigarti perché dobbiamo far saltare in aria 2 o 3 cose. Sì, sto andando. 2 o 3 cose, che senso? Casa sua. Ti va bene che non ho la TNT ancora? Ti va proprio bene che non ce l'ho. Fortuna. Se non mi porti entro 10 secondi, te la faccio saltare tutta. Anche la prossima che fai. Anche la prossima che fai. Ok, è là. Andiamo. Così, no, via. Adesso la smonti da solo, come stregato. No, fa male. Fa male. Tu mi hai fatto cadere la lava e poi hai fatto il salti per più volte. Guarda, avevo recuperato questo però. No. Se perdevi tutto il guadagnato di oggi, gravissimo. Sì, poveraccio che era. Dammi quel blocco prima di tutto. Cazzo sta. Ha fatto un rumoraccio bruttissimo. Andiamo a casa. Ha vomitato a te. Ma ci che non tornerà mai. Io sono in mezzo alla lava, raga. Sto nuotando ancora lì. Stai lì e zitto. Tanto. Posso tornare? No. Ok. Mi sta lì. Così non muori, stai nel limbo. Vabbè, se no muoio, faccio il parassito un attimo un'altra volta. No. Ma dai. Ok. E smettila di morire. Morti. Inizia a smontare. Da dove? Dal muro. Cosa hai imparato? Non devo far morire l'aglio. E poi? Che non devo stare nel muretto e non essere solti. Non devo fa? Il solti. Prima che hai detto. Non devo stare sul muretto. Ah, ok, sì. E soprattutto non devi... Continua. È un bello spettacolo, io... Basta. Hai imparato bene.
Sei pentito? Non farai più il solti? Bene. Ti posso regalare qualcos'altro? No, solo il blocco d'oro, va bene. Non voglio quelli. Bene. Prossima volta, ragazzi, continuare. Aggiusta sto monnezza prima che ti giuro mi fa sboccare. Già era brutta prima. Aggiusta! Questa fa male per lui, eh. Oh. Maledetto. Guarda, Teo. E se succede di nuovo che fai l'antipatico o che mi fai tipare che sei nella lava, entrambe cose, guarda, te la sfondo io, Te la sfondo io. No. Quella catapecchia. No, no. Faccio diventare. Ti giuro, la faccio diventare casa di stregato 2. No, che schifo. Casa vacanze di stregato. Ma ragazzi, attenzione perché c'è un'ultima cosa che voglio fare prima di. Ok, ecco l'elitra. L'avevo persa. Posso finalmente planare, come dicevo che avrei sempre voluto fare, dalla torre di Alex. Ma guarda, si passava da qua se volevi. Te. Fai prima. Fino al mio ranch dei cammelli, dove c'è ancora su cammello un poverino che aspetta di essere briddato più volte. E c'è anche su cammellino. Eh sì. Vado! Che mamma bello. Mia, che volo! Ah, che flashata antipatica. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Che bellezza, nella valle adiacente. Vengo anch'io. No, grazie. A piedi. Bene, ragazzi, e quindi direi che fin qua ci possiamo anche fermare. Cigo, io non ti dico nulla. Solo. Solo morto. Morto. Solo morto. Solo morto. Morto. Solo morto. Only morto. Io sono infame, è peggio. Prossima live dovremo sistemare il mercato e poi partiamo anche per altre avventure. Per oggi però ci salutiamo e quindi buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.